dal ceppo secolare del popolo d'Israel, nuovo germoglio appare, grazia di Dio fedel. La notte, mentre in ciel le stelle brillan chiare, sboccia una rosa al gel. Buongiorno, questa è l'ultima trasmissione della rubrica Un inno alla settimana. Io sono Roberto Morbo e sono il direttore della corale della mia comunità, Villar Perosa. Quella che vi ho appena letto è la prima strofa dell'inno numero 66, un inno d'avvento che sicuramente molte nostre corali hanno preparato e cantato in questi giorni. La melodia risale al XV secolo ed è di autore ignoto. Nel 1599 fu per la prima volta pubblicata in una raccolta intitolata Speyerer Gesangbuch, il libro di canti di Spira, cioè della città del Palatinato, che i gesuiti locali fecero stampare a Colonia. La versione originale, Es ist ein Rose entsprungen, si componeva di sole due strofe. Successivamente, nel 1609, il grande compositore Michael Praetorius l'armonizzò a quattro voci e ne aggiunse una terza. Nell'innario cristiano troviamo proprio questa versione. Praetorius fu un grandissimo compositore del Rinascimento che amava molto la musica italiana, in particolare quella di Giovanni Gabrieli e quella del fiammingo Orlando di Lasso. A proposito, mi sia concesso un piccolo azzardo interpretativo. Musicalmente, Es ist ein Rose entsprungen presenta una serie di affermazioni decise, quasi perentorie. Dal ceppo secolare nuovo germoglio appare, cui seguono delle risposte sincopate. Del popolo di Israel, grazia di Dio fedel, che vivacizzano e movimentano il tema. Chi conosce la musica di Orlando di Lasso non può non notare come ad esempio l'inizio di Matona mia cara, la celebre villanella a quattro voci, sia ritmicamente molto simile. Matona mia cara, mi folle re canzon. Testimoniando così che la musica rinascimentale sacra, e nel caso specifico molto profana, condividevano le medesime figure retoriche. Il testo richiama direttamente al libro del profeta Isaia, al capitolo 1, versetto 1. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Ma chi è questo personaggio Jesse citato da Isaia? È il padre del re David e nei Vangeli è posto nella genealogia di Gesù come suo antenato. È curioso notare come probabilmente proprio dall'immagine di Isaia sia nata la consuetudine di chiamare albero il diagramma che descrive la successione delle generazioni di una famiglia nei secoli. E in effetti l'iconografia medievale spesso mostra Jesse dormiente e che quindi ha la visione in sogno, con un albero che gli spunta dal corpo e che si innalza in rami su cui trovano posto gli antenati di Gesù, fino a Maria e il Cristo stesso. Infatti, a partire dal III secolo d.C., Tertulliano, e dopo lui anche altri, tra i quali Ambrogio e Girolamo, interpretarono il versetto di Isaia indicando nell'immagine del tronco di Jesse la stirpe di David, nel virgulto Maria e nel fiore Gesù Cristo.
Questa interpretazione fu generalmente accettata nel corso del Medioevo e fu presa come ispirazione per affreschi, rilievi e immagini decorative varie. Si nota inoltre come in questo modo, attraverso proprio l'immagine dell'albero, venga sottolineata l'ascendenza terrena di Gesù. L'inno termina con un poetico «sboccia una rosa al gel». Il testo di Isaia non specifica il tipo di fiore. Tuttavia, la rosa è un simbolo che si ritrova spessissimo nell'iconografia e nella letteratura cristiana. Basti citare la candida rosa dantesca o anche la rosa utilizzata da Lutero per descrivere la sua teologia con al centro la croce. Senza contare i vari riferimenti esoterici al Graal e ai Rosacroce. In questo contesto, senza avere alcuna presunzione di chiarirne con esattezza il significato, ricordo come nel Medioevo e nel Rinascimento la Pentecoste fosse chiamata la Pasqua rosata, Pascha Rosatum, e i petali di rosa fossero utilizzati come simbolo della discesa dello Spirito Santo. Il fiore che sboccia il gel vuole forse indicarci un itinerario spirituale di salvezza che viene annunciato a Natale, ma che ha già in sé il dono della sua realizzazione? Infine, voglio ricordare ancora due interpretazioni più recenti dell'inno, quella di Johannes Brahms in uno dei preludi corali opera 122 per organo e di Arnold Schoenberg che ci ripropose il tema in Weihnachtsmusik per due violini, violoncello, armonium e pianoforte. Non mi resta che salutarvi, augurarvi buon anno e appuntamento al 2018 per la trasmissione Un inno alla settimana.